Quando arrivava il momento sugli 8-9 anni di fare la cresima e la prima comunione, venivamo mandati a catechismo. Quindi bisognava imparare il catechismo di Pio XI, chi ti ha creato Dio, chi è Dio, Dio è l'essere perfettissimo, creatore Signore, di tutte quelle Padrone robe del cielo, che Dio ripetuti a soprattutto pappardella, Dio. no? Ma e qual era la parte più noiosa? Invece c'era la parte divertente, soprattutto per noi bambine, che era quella dell'abito bianco, lungo fino ai piedi, tutto pieno di volanti, pizzi, di cose, il velo in testa, con il diadema fatto di roselline, foglierine, tutte di tulle, di navidate. Arrivavano tanti doni, c'era il pranzo, ma proprio la torta, la ciliegina sulla torta, era rappresentata dal fatto che alle bambine gli si facevano i cannellotti. I cannelloni, che sono i boccoloni. Sono dei boccoloni. Se voi avete in mente certe illustrazioni del periodo vittoriano, le vedete queste bambine con questi boccoli che sembrano serpentelli, no? Io avevo i capelli dritti, drittissimi. E allora la mia mamma mi portò dalla parrucchiera che mi fece la Che permanente. è stato un martirio, raccontala bene che ti hanno messo in testa, però, eh. In quegli anni farsi la permanente era un atto eroico perché si rischiava di morire fulminati. Era un marchingegno, una macchina diabolica, un puzzo di ammoniaca che si moriva. E da questa macchina fuoriuscivano dei tubi di gomma, ma belli grossi, questa matitina qua è sottile, era più grossi, in cui scorreva questo liquido che confluiva dentro certi bigodini di metallo che ti arrotolavano, ti mettevano sulla testa e lì stava a bollire sta roba puzzolente con la testa che ti pesava 35 kg per mezz'ora, un'ora, non lo so, una tortura tremenda. Però alla fine di questa tortura, quando ti liberavano di questo casco che pesava come un macigno, allora ti lavavano i capelli, profumavano, cominciavano con i cannellotti, era il paradiso. E alla fine, siccome io ero considerata bruttina dalla mia La mamma, mamma ti esatto, la mamma ti faceva e quindi io ero brutta, la mia mamma mi diceva che ero brutta, quindi io ero brutta. Allora, l'unica parte bella di me erano questi boccoli di cui io andavo molto fiera. Quindi, benedetta questa cresima, perché finalmente, oltre al vestito lungo fino ai piedi che mi piaceva tantissimo, avevo anche i cannelloni.